Vado più luce? La vedi, Silvia, la vedi? Ti aggiorna la pagina, eh? Non la vedi? Ti aggiorna la pagina. Aggiorna la pagina. Aggiorna la pagina. Non stanno suonando. Da qui. Scusi signora. Faccio una ripresa senza altro. Dietro.
Thank you.
Portami tu. Accompagnami tu. Sì, adesso si inquadra il suono. Di qualsiasi cosa vado a beccarmi il cappello, che ci voglio male. Dai. Thank you.
Fanno il proprio dovere, quello che fanno tutti i nostri soldati e le nostre forze armate. Io lo ricordo in ogni concerto che noi dobbiamo essere grati. Purtroppo ci siamo anche dimenticati di come si fa a dire grazie oppure ti voglio bene, una carezza. A volte basta un sorriso e un saluto, e lo dico sempre, gli uomini in uniforme sono la nostra sicurezza. Sicurezza è qualcosa che perdiamo, quando la perdiamo ci accorgiamo troppo tardi, perché non è come comprare un'auto che la compriamo perché il motore è potente o perché ha un bel colore. E comunque tutte queste bande musicali militari hanno sempre alimentato la fiamma della tradizione e dell'amore della nostra patria, perché sempre quando sentiamo alcuni pezzi vengono nella pelle d'oca, e ancora oggi continuano in questa cultura della musica, la cultura delle uniformi, della musica in uniforme, perché lo dicono tutti, ma è da ripetere, perché se noi dimentichiamo quello che sono le nostre tradizioni, il nostro passato, non abbiamo storia e non avremo neanche un futuro. Altre cose che fa la nostra fanfara sono rivolte al sociale. Sapete, Regina Margherita è un grandissimo ospedale, con dei bambini che hanno molti problemi. La fanfara va regolarmente a Regina Margherita a portare la musica. Stanze di questi piccolissimi che hanno delle malattie terribili, questi bambini sorridono, e anche i bambini stranieri magari non capiscono una parola d'italiano, però capiscono la musica. Un'altra cosa importante, e io sono sicura di interpretare il loro pensiero, perché per loro questo non è quello, questo per dirvi non è un servizio, ma è un regalo che gli viene fatto ogni anno. La fanfara va a fare a fine novembre un concerto al Cottolengo. Nello spirito di quei santi sociali della Torino dei secoli scorsi, all'interno del Cottolengo queste persone vengono accompagnate nel teatro, magari in carrozzella o su una barella, vengono accompagnate dagli uomini e dalle donne della nostra fanfara, ed è un grande regalo che fanno a tutti noi. Ma un'altra delle cose importanti, ma anche questo è qualcosa che viene fatto soltanto per la grande volontà del maestro, dei ragazzi e di alcuni comandanti che qualche volta ci aiutano a fare queste cose. La fanfara della Torinese ha una collaborazione con il Conservatorio di Torino. Il Conservatorio di Torino, che ha una classe di direzione di orchestra, va all'interno della caserma Montegrappa e utilizza come orchestra di studio proprio la fanfara della Taurinense. E a detta proprio del docente, che è il maestro Lorenzo Della Fonte, questa è un'orchestra completa, un'orchestra che va benissimo, che sanno rispondere e sanno aiutare coloro che stanno imparando. In cambio i docenti del conservatorio danno una mano e fanno i docenti per i nostri musicisti. Io veramente darei l'applauso, non siamo rimasti in pochi, però visto che lungo la strada c'era tanta gente, grazie ragazzi per essere arrivati qui, grazie anche al maestro, al maestro Franco.
brigata insieme ai cugini della Sassari che hanno un inno di brigata. Sapete quei cassetti polverosi della memoria? Un giorno l'allora maestro della fanfara in fondo di un cassetto ha trovato uno spartito e era una canzonetta che era stata portata a un festival di canzonette a Torino negli anni 1920. Quel canto è diventato l'inno della brigata torinese della nostra fanfara. È vero, oggi i nostri alpini vengono da tutta Italia, ma la lingua piemontese l'hanno imparata per cantarvi la marcia dei coscritti piemontesi. Perché sono magari lontani dalle loro famiglie, ma sono nel nostro cuore. Come altrettanto qui oggi c'erano tutti, ci sono tutti coloro che sono andati avanti, da quelli delle guerre più lontane ai nostri soldati che sono di più recente andati avanti. Sono, come si dice lassù, inquadrati nei loro reggimenti, ma adesso scenderanno ancora una volta tutti insieme, perché la fanfara, prima di concludere, ci vuole dare un momento particolare, un momento che dovremmo avere forse tutti ogni giorno, perché è un canto che nasce proprio in quegli anni in cui gli ideali erano un qualcosa
qualcosa di importante, l'ideale del Risorgimento, quando Torino era una città che accoglieva patrioti da tutta Europa. Ricordiamo questi canti che nascevano e ricordiamo anche i tanti poeti che scrivevano poemi che poi venivano portati in questi salotti dove si parlava di ideali e di quell'unità d'Italia ancora lontana da venire. Bene, proprio in un salotto a Casa Valerio, in via 20 Settembre a Torino, una sera si trovava Michele Novaro. Novaro era il direttore del coro del Teatro Regio. Lui, genovese, riceve quella serata un poema di un altro suo concittadino, un giovane patriota, Goffredo Mameli. Mameli morirà poi a Roma nella difesa di Roma, e il suo corpo vagherà per molti anni prima di poi essere ritrovato ed essere finalmente onorato. Ma questo poema colpisce così tanto il maestro Novaro che si mette al piano e cerca di mettergli delle note, ma non ci riesce. Allora corre a casa, e a casa le note che prima erano soltanto abbozzate nel suo cuore scendono improvvisamente sul pentagramma, e noi abbiamo una testimonianza precisa di questa voglia di scriverne le note, perché lui butterà la giacca che finirà sul lume ad olio, e ancora oggi quello spartito porta la macchia d'olio. Ma questo canto non è stato soltanto così un canto patriottico, ma è diventato da subito uno dei canti risorgimentali più importanti, tant'è vero che Verdi pochi anni dopo lo porterà a Londra e lo inserirà nel Canto delle Nazioni insieme a God Save the Queen e alla Marseillaise. È stato quindi abbastanza normale che nel 1946 sia stato scelto provvisoriamente come nostro inno nazionale, e finalmente dal dicembre dell'anno scorso il Canto degli Italiani di Mameli e Novaro è il nostro inno nazionale. Signore e signori, la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, il maestro Marco Calandri nel nostro inno nazionale. È un riconoscimento a tutti i nostri dirigenti, delle nostre fanfare più piccole e delle nostre banche più grandi. Bene, io credo che questa è l'ultima occasione che
Baci e permettetemi una cosa personale, buon Natale ragazzi, buon Natale alle vostre famiglie e tornate l'anno prossimo, più musicisti di prima. Albini, che ecco, intanto siamo pochi, ma l'applauso lo possiamo fare, è un modo veramente di dire grazie. Grazie a tutti.